Nella scorsa puntata siamo volati vicino al sole e atterrati dentro l'acqua. Tutta l'epopea la trovate come al solito nella scheda in alto a destra. Invece in questo video l'obiettivo di oggi è scalare il Teide, che è esattamente il vulcano che si vede da qua. Piano, quando vedi quei cosi lì vai piano. Madonna, sembra un'istruttrice di grida. Istruttrice di grida! Non far la battuta, no, vuoi dire? Devo andare da un logopedista, È incredibile come in Italia le strade che portano alla montagna siano tutte attornanti. Alle Canarie, da un punto A a un punto B, una linea retta, dritti per dritti. Ma che roba? Si vede solo la strada. Sono in seconda col pedale al massimo. Il Teide a 25 all'ora. Almeno vediamo bene i panorami. Arriveremo su con i capelli bianchi, ma... Arriveremo su per sera. Se qua incontriamo un'altra macchina... Occio il ciclista anche a Tenerife! Bello però, Bellissimo. Pensa a farla in moto sta strada. Sarebbe bellissimo, sì. Adesso cambierei perché sennò davvero esplode. Pino Gordo, 200 metri a destra. Eccolo. Dove sei? Questo. Ah, questo qua. La prima tappa di questo viaggio in macchina, forse dovrei dire road trip, è la lingua dei nomadi digitali. È il Pino Gordo, che è questo. Madonna, fa impressione. È un baobab. Incredibile. Parto adesso. Conta quanti secondi ci metto a girare. Vai. Mi sono dimenticato di contare i secondi. Vai tu lì che ti faccio il video. No, non dà tanto l'idea secondo me, perché tu sei alto. Pensate che questo pino è alto 45 metri, il perimetro misura 9 metri e mezzo e ha dai 700 agli 800 anni. È incredibile come è cambiato il paesaggio qua. Guarda, è un canyon. Qua in moto è veramente bella. Mirador de Villa Flor, qua a sinistra. Una bella clip in controsole, meglio l'altopiano di Asiago. Da qua devo metter di sì. La strada è incredibile, guarda anche le rocce, guarda l'asfalto. Ma c'è! Incredibile, veramente incredibile. Guarda! Ma che roba! Sembra di essere in un altro posto. Dio! Ecco, vedi. Figurati qua in moto. Mamma! Hai visto? Ben signore, ben signore. Quello lì in fondo è il Teide, che è alto 3718 metri. Invece quella rientranza, dove c'è quel buco, è la narice del Teide, dove erutta il vulcano. Infatti nella parte più a sinistra si vede tutta la colata lavica, che è molto più scura. Per tornare indietro abbiamo deciso di scendere dalla parte ovest dell'isola, accanto alle narici del Teide. Infatti come potete vedere è una strada in mezzo a roccia vulcanica. Adesso finiamo di scendere questa magnifica, spettacolare strada e speriamo di arrivare direttamente al mare. Appena arrivati al mare è incredibile quanti gradi si scambiano tra il Teide e qui. Ci sarà uno sbalzo di circa 15 gradi e adesso spero che in una di queste due spiagge ci sia un ciringhito per fare la siesta. Anche perché diciamo che sono le due e a Vicenza avrei già mangiato da 2 ore e mezza. Abbiamo trovato il ciringhito, abbiamo trovato la cerveza e anche da mangiare. Ho idea che scottavano. Dopo questa scena raccapricciante ci siamo ritrovati al tramonto davanti ad un classico baracchino spenna turisti. Sarà stato per la danza alle spalle. O perché non abbiamo mai provato l'ebbrezza di essere inculati. Ignari della truffa che stavamo per subire, abbiamo deciso di acquistare un experience con i buggy, 160 euro, tra la costa del sud di Tenerife, con la promessa di percorrere il 70% del percorso in off-road. Ed è proprio in questo punto che mi sono reso conto quanto fortunato sono ad avere NordVPN, che almeno mi protegge dalle truffe in rete. Oltre a tenermi sicuro mentre navigo tra gli spot dei wifi pubblici, è stato molto utile per collegarmi con il PC in Italia dalla Spagna, per poter accedere a tutti i contenuti italiani, ma si potrebbe utilizzare anche al contrario, ad esempio per guardare dall'Italia delle serie TV americane o dello sport totalmente gratuito dalla Bosnia e Erzegovina. Dato che NordVPN compie gli anni, utilizzate il link che trovate qui sotto in descrizione per accedere al bonus del suo compleanno. Sempre dallo stesso link potete vedere il prezzo riservato per voi grazie alla mia collaborazione, e se in 30 giorni non rimarrete soddisfatti verrete rimborsati al 100%. Ringrazio NordVPN per aver supportato la serie di Tenerife e adesso possiamo passare al tranello, all'insidia, a Tenerife. Oggi torniamo alle origini e saliamo su un mezzo scoppiettante perché mi mancava troppo l'odore della benzina. Difficile rivedere un intro così costruita. E anche oggi cercheremo di non morire sui buggy. Però in teoria con questi non dovremmo piantarci. Non poniamoci dei limiti. Non
prende il telefono. CF Motors 550, 4 tempi, cambio automatico. Quindi hanno messo un bel blocco meccanico, probabilmente per non farci ammazzare. Trazione posteriore, due pedali e un volante. Se avete bisogno di altre recensioni, chiamatemi. Ci hanno appena rilasciato degli occhialetti per evitare che la sabbia ci dilani gli occhi. È molto grande. Che è un persona un poco che se gusta la comida. Cosa è che hai gadito? Non prende ancora la segnale. On, aspettemo e andiamo. È come l'Aixam. Io me lo sento che ci capottiamo. Mamma che paura. Wow, come vibra. Molto rumoroso anche. Sono incredibili questi occhiali. L'aria entra lo stesso. Speriamo di non andare a questa velocità tutto il viaggio. Spoiler, la media sarà di 30 km/h. Secondo me abbiamo acquistato la cosa più turistica del mondo. Spoiler, sì. Ma che degatamente la benzina per farlo andare. Strano che qualcosa vada male in questo viaggio. Il tipo appena che il fine è. Qui abbiamo aspettato una decina di minuti che al tipo cambiassero il mezzo. Il tipo ha appena cambiato il mezzo perché il fuoco si è rotto. Abbiamo iniziato a fare chilometri su strada. Quando è che inizia l'enduro? Sei seduto così in giro. Spoiler, sarà tutto così. Ha detto che era 80% pronto, sbaglio? Sì, sì, 70%. Qui abbiamo percorso altri chilometri su strade normalissime. E male al naso! Dai che è la volta buona. Altri 5 minuti fermi perché un partecipante gli scappava la pipì. E finalmente è arrivata l'ora dell'off-road. Oh, adesso ci siamo un po'. Subito dopo alcuni metri ci siamo resi conto di essere dentro un campo, che più che un campo era una discarica. Dentro questo campo abbiamo avuto la possibilità di percorrere un paio di percorsi lunghi qualche decina di metri. Ad esempio in questo piazzale ci hanno permesso di fare un'inversione a U. È proprio la cosa più turistica di sempre. Qui ci hanno fatto passare in una strada normalissima e ci hanno scattato una foto. E poi ci avrebbero rivenduto a soli 20 euro. Ma lì sembra che stia giocando a golf. Sta portando le mazze. Ma la cosa più divertente, ed era veramente divertente, era lasciare andare un po' avanti la guida per fare un'accelerata di qualche metro. Mamma mia. Guardate la Vicenza. È come mangiare il purè. Aspetta. Mi si è impiantato il camion nel femore. Già finita la nostra parte di off-road. Altri chilometri su strade noiosissime. Cose che si possono fare in macchina e molto più comodi. In molte persone mi hanno detto di non farlo. E tu è coglione. Soprattutto andare via ai 20 all'ora per tutto il tempo. Abbiamo comprato un giro turistico. E poi siamo ritornati nello stesso campo dell'andata. Siamo ritornati nella stessa strada. Non voglio assolutamente dare la colpa all'azienda che c'è dietro i buggy, ma all'agenzia. Il tipo tra l'altro era italiano. Mi dispiace perché questi affari hanno veramente un gran potenziale. E messa giù bene potrebbe diventare veramente un'esperienza della Madonna. Usa un po' di giudizio. Il mio giudizio è full gas e basta. La buca con creanza. Mamma mia, che male. Ma sei fuori. No, ma che se si spacca sotto, ma che no. Delusi e amareggiati torniamo sempre su strada. 70% di fuori strada. Sì, ma almeno lasciaci girare qua, no? In termine tecnico è uno scam. Non sentendoci però soli, sentendo la delusione anche degli altri partecipanti. Come ci si sente da truffati? Cioè, presente quando i bimbi scartano i regali e trovano dentro i libri? Uguale. Non potevi spiegarlo meglio. Sono contento però di aver provato almeno una volta nella mia vita questi prodotti turistici. Sicuramente adesso se devo acquistare un experience non andrò dalla prima agenzia di turno che trovo. La mega conclusione di questa serie di Tenerife la troverete nel secondo canale denominato Dennis Tarantello. Se non volete perdervela andate ad iscrivervi. Qui sotto in descrizione nel primo commento trovate il mio link per NordVPN. E noi ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 13:30 con un nuovo video, con una nuova avventura. E ciao!